No, ovviamente è una squadra che io non voglio subito dire davanti a tutti come siamo, perché c'è un po' di sorpresa, perché credo conta a nostro favore il fatto che non tutti sanno cosa devono aspettare. Per quello cerchiamo ovviamente di prendere una DNA nostra più prima possibile. Ovviamente, come appena detto, è una periodo molto breve per mettere tutto a posto, così cerchiamo anche di sfruttare della continuità della Coppa del Mondo. Sergio veramente ha fatto un gran lavoro, era sempre un leader speciale a Rugby in Italia, ha fatto ovviamente 5 Coppe del Mondo, è veramente un complimento anche per qualsiasi giocatore che ha giocato così tanto. Lui è veramente una persona, un esempio per i ragazzi che giocano adesso, e quando lui sarà coinvolto al fine delle Sei Nazioni e per dare il suo ultimo spinto in questo movimento italiano, dare il suo massimo per far vincere la squadra e non solo un addio, lui viene veramente di contribuire per l'ultima parte, per l'ultima volta in la maglia azzurra. Sì, sicuramente ci sono tanti che hanno cambiato subito le sue squadre verso i giovani, verso il gruppo, diciamo, 2023. Io penso, dove il rugby in Italia è adesso, abbiamo bisogno anche le esperienze da quello che hanno giocato negli scorsi 4 anni. Il gruppo che sono andato a Coppa del Mondo scorso anno hanno avuto tante esperienze, ma ci sono anche qualche giovani che negli ultimi paio di anni Italia Under 20 hanno già mostrato, loro hanno l'abilità di vincere anche partite importanti, per quello qualche giocatore di loro deve essere anche coinvolto nel nostro processo, ma per adesso dobbiamo avere la miglior squadra per questa sfida di Sei Nazioni a disposizione, e quello deve essere, da lì dobbiamo trovare il bilancio tra esperienza e ovviamente con questi nuovi giocatori che magari può far parte. Ci siamo ritrovati dopo appunto un primo raduno un paio di settimane fa, e già con le idee un po' chiare su quello che andremo a fare, e un gruppo, come diceva Franco, è composto da giocatori d'esperienza, ma tanti giocatori giovani che hanno portato orgoglio, entusiasmo, vivacità all'interno del gruppo, e comunque è ciò che ci serviva. Veniamo anche dalle franchigie, comunque da un periodo abbastanza positivo, quindi questa è un'aria positiva che viene portata anche all'interno dell'ambiente della nazionale. Siamo entusiasti del nuovo lavoro e c'è qualche novità, per cui questo porta molta fiducia e confidenza in noi stessi. E sì, adesso abbiamo un paio di settimane o meno per preparare questa prima partita, e ogni giorno dobbiamo sfruttarla al massimo per immagazzinare ciò che ci viene proposto, ritrovarlo, farlo nostro per iniziare a competere a questo grande torneo. Sì, ovviamente di dire quanto è difficile, perché non è difficile da misurare quello, ma sicuramente io, come Eddie ha detto, e sono d'accordo con lui, il scorso anno abbiamo visto squadra in preparazione per la Coppa del Mondo in un torneo, e durante il torneo tu avrai un gioco completamente diverso da di solito. Per quello adesso, come lui dice giustamente, c'è 4 nuovi allenatori con Eric e Gregor, che sono già allenatori che pensano un po' diverso sul gioco. Questa è l'opportunità nei prossimi 4 anni di alzare il livello, di sfruttare delle atleti che abbiamo. Io penso atleticamente i giocatori di rugby possono ancora crescere tanto, e quello è una cosa specifica, credo, noi in Italia dobbiamo lavorare. Diciamo in termini generali o per una nazione in particolare? Diciamo che ogni squadra ha ovviamente dei giocatori chiave che la rappresentano con un'influenza particolare, per cui ripeto, ogni squadra ha un giocatore, forse non solo uno, però più giocatori importanti. Johnny Sexton.
per la Francia. Sono molto, come dire, vedere il discorso della nuova prima linea, i nuovi giocatori, quindi Camille Chat, il talonatore, e anche Julien Marchand, che rientra da un infortunio importante, e la leadership di Alwyn Jones nei confronti del Galles è indiscussa, e Owen Farrell per l'Inghilterra, senza ombra di dubbio. E la Scozia... Scozia, giocare contro le francesi scozzesi è sempre molto emozionante, un pack molto duro, però Stuart Hogg in questo momento, anche il grado di capitano che gli sono stati assegnati e per il modo in cui gioca, in questo momento sì, assolutamente un leader.